Ciao a tutti belli di casa, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video post partita di Crotone Como, finita 2-2, mannaggia, peccato, peccato, peccato e ancora peccato perché, cari amici miei, si poteva fare, si potevano portare a casa 3 punti, soprattutto all'ultimo, che secondo me c'era un calcio di rigore al Crotone che non ha dato l'arbitro, il signor Doveri non ha dato, quindi non ha dato. Ma devo dire che quest'anno, se prendiamo un difensore di livello, se prendiamo qualche altri 3-4 innesti, ci possiamo divertire. E se prendiamo Satriano, ci divertiremo. Perché, ragazzi, questa è una squadra, oggi l'ho vista, veramente mi è piaciuta moltissimo. Una squadra veramente forte. Una squadra che gioca rispetto allo scorso anno e ci divertiremo di più. Una squadra con dei giocatori giovani, mix con giocatori di esperienza come Molina, come Molina, Festa. Comunque veramente mi piacciono, ragazzi, mi piace questa squadra. A parte che se andiamo a vedere c'era Molina, Zanellato, Vulic, che sono quelli comunque che è rimasto l'anno scorso. C'era Festa, che comunque è un leader lì. In porta ha fatto pure una bella parata e devo dire comunque che secondo il mio punto di vista questa squadra se cominciamo a ingranare a prendere questi 3-4 acquisti secondo me possiamo dire la nostra nel campionato. Devo dire che il Crotone diciamo che nel primo tempo siamo secondo me finiti sullo 0-0 però perché abbiamo a parte studiato l'avversario ma abbiamo fatto più del Como. Come che comunque secondo me sarà la sorpresa di questo campionato, ma nel secondo tempo ragazzi abbiamo spinto molto, è arrivato il gol di Mulattieri, che Mulattieri mi sta piacendo moltissimo, è un bel giocatore, se arrivasse anche Satriano in coppia Mulattieri-Satriano, non dico che è la più forte della Serie B, ma comunque ragazzi siamo una delle più forti in attacco, Mulattieri che comunque ha fatto un bel prestagione con l'Inter, anche Satriano, quindi ben vengano questi giocatori, poi ha pareggiato lì. Ma cazzo ha fatto lì Festa, uscì, fatto quella uscita Festa. Mannaggia Festa, va, si è fatto inchiappettare. Poi è arrivato il gol di Mulattieri con Garbo che sembrava veramente dopato. Garbo, veramente se questo è Garbo ragazzuoli, mamma mia. E poi è arrivato lì il calcio di rigore, che io speravo che non glielo dava, ma gli ha dato. Però noi, porcazzo che ce lo dà il calcio di rigore a Chicchi. Ma detto questo, raga, io credo comunque che il Crotone possa dire la sua quest'anno in campionato, quindi possa dire la sua. Però comunque io penso che diremo la nostra, ci divertiremo perché di divertire ci divertiamo, ragazzi. Però ci vogliono questi 3-4 innesti, soprattutto in difesa. Soprattutto in difesa, qualcuno di esperienza, uno di esperienza ci vuole. Uno alla Spalling che magari capito serve quindi vabbè comunque ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale sempre comunque forza Crotone e ci vediamo prossimamente in un nuovo video sì. Ciao ciao ragazzi.